Cari amici dell'Orizzonte degli Eventi, buonasera, bentornati. Questa sera sono molto contenta di ospitare nuovamente il professor Armando Savini che ci ha fatto un bellissimo intervento sul suo libro sull'Anticristo. Quindi vi rimando al video che abbiamo fatto che ha già totalizzato più di 8.500 visualizzazioni, quindi è uno dei più visti di quest'anno. Ma stasera ci concentreremo invece sull'aspetto di economista di Armando Savini e parleremo soprattutto della moneta, ma in un modo che ascolterete un po' particolare, un po' diverso dal solito. Ecco, quindi lascio la parola subito a te Armando per introdurre questa serata. Di che cosa parleremo? Di questo aspetto un po' inquietante di una moneta che si sta sempre più smaterializzando. Sì, la moneta, dobbiamo un attimo capire che cos'è la moneta, la natura della moneta. La moneta non è una merce qualsiasi, anche se è stata a volte definita una merce. La moneta è un simbolo, è un significante di un potere d'acquisto. La moneta ha delle radici antichissime. Possiamo dire che esiste da quando esiste il pensiero umano, quindi non è un'invenzione dell'uomo. Molto spesso mi ricordo che sia in ambito universitario, ma anche su qualche testo di economia che spesso si legge, si parla della moneta come qualcosa che emerge spontaneamente dal mercato. Quindi dice, in principio era il baratto, poi dopo emerge così misteriosamente la moneta. E in realtà questa visione che poi assume un po' più le fattezze quasi della barzelletta, comincia proprio con Adam Smith. Adam Smith, che poi è stato contestato anche da eminenti economisti che l'hanno seguito, in quanto lui, rifacendosi a un passo di Platone, parlava appunto di popoli che poi cominciarono a usare la moneta. In realtà, la moneta, sia una unità di conto, e quindi potremmo dire una moneta immaginaria, sia moneta reale, cioè quando lo Stato, un re, insomma un'istituzione, le dà una forma particolare, quindi una moneta reale. Possiamo dire che sia il sottostante, il sostrato, ecco, di questa unità di conto. Come nasce la moneta? La moneta nasce per quantificare i debiti. Ora, supponiamo che siamo in un baratto, va bene? Io ho una pagnotta di pane e ti do una pagnotta di pane e tu mi dai in cambio qualcos'altro. Ora, può darsi che tu questo qualcos'altro al momento non ce l'hai, perché sta in fase di produzione e quindi potresti averlo più in là. Quindi questo scambio è differito. Cosa succede? Che tu hai un debito nei miei confronti e questo debito verrà sciolto domani, quindi in futuro, quando avrai possibilità. Quindi la cosa è: o do una pagnotta e in cambio ricevo una pagnotta di pane, e quindi il nostro scambio è finito, abbiamo ultimato pari esattamente, oppure mi dai qualcosa che abbia lo stesso valore. Quindi o lo produci tu, oppure mi dai qualcosa che abbia lo stesso valore e che io possa acquistare altrove. Ora, proprio questo differimento dello scambio fa sì che ci sia il debito. Il debito deve essere quantificato e per quantificare il debito abbiamo bisogno di unità di conto. Quindi la moneta nasce come unità di conto e la moneta è proprio intrinseca allo scambio. Perché, vedi, anche dovessimo appoggiare l'idea del baratto, in realtà il baratto poi presuppone la moneta come unità di conto, anche se non c'è la moneta materiale, quindi la banconota, la moneta metallica. Perché molte volte è successo anche nella storia, per esempio dopo la caduta dell'impero romano, che la gente scambiasse beni. Però in realtà scambiava i beni in base ai prezzi della moneta che c'era prima. Quindi il baratto puro, cioè l'assenza assoluta di moneta, è qualcosa di impossibile. Supponiamo che io vada al mercato a comprare una mucca e ho delle galline. Allora il problema qui è: quante galline vale una mucca? Cioè quante galline devo dare io per avere una mucca? E queste si chiamano ragioni di scambio. Quindi è un rapporto. Una mucca su 20 galline, per esempio, il valore della mucca in termini di galline. Ora, queste ragioni degli scambi erano fissate esogenamente, esternamente al mercato e generalmente erano fissate da chi? Dal tempio, perché
perché nell'antichità il tempio era un'istituzione anche politica. Ricordiamo per esempio che nel Mesopotamia abbiamo il siclo, lo shekel, che poi diventa anche shekel d'argento, no? Perché viene fissato in argento? Perché era un metallo duraturo. E che cosa era questo shekel? Che cos'era questa moneta? Era un gettone. Le persone andavano, facevano l'offerta in grano al tempio per mantenere i sacerdoti e avevano un gettone, cioè questo ha fatto l'offerta. E quel gettone ti dava, diciamo così, il diritto di avere un rito nel tempio, un rito propiziatorio, quindi un gettone che andava... Sì, un token, sì, oggi poi riutilizziamo parole che in realtà nel loro significato originario. Quindi era il simbolo, il significante del tuo debito pagato. Ora, siccome più di uno poi andava al tempio per fare l'offerta e quindi anche per propiziarsi la divinità, ecco che questo gettone poteva essere scambiato. E se io avevo fatto 3 offerte di grano, avevo 3 gettoni e tu volevi andare a fare, non so, un'offerta al tempio, ma non avevi il grano, dovevi aspettare 4 mesi, io ti do il gettone e tu fra 4 mesi mi dai l'equivalente in orzo, in grano. Quindi notiamo come la moneta, come unità di conto, è alla base dello scambio e non emerge spontaneamente dopo lo scambio. Anche perché poi, abbiamo visto prima, no? Il rapporto tra mucca e galline, una mucca 20 galline. Ora, questo rapporto tra due quantità, noi sappiamo in economia che il rapporto tra le quantità è uguale al rapporto inverso dei prezzi e i prezzi presuppongono la moneta. Quindi noi abbiamo un'unità di conto per fissare i debiti, perché abbiamo delle transazioni che vengono finalizzate nel tempo, per definire i prezzi e quindi anche la capacità d'acquisto della moneta. E tutto si trova allo stato potenziale nella moneta, nella banconota, nella moneta metallica. E nel momento in cui io vado ad acquistare il pane, la carne, la macchina, quello che sia, ecco che in quel momento da potenziale diventa effettivo. Più che una cosa in sé, la moneta è un modo di operare, è un modo di facilitare anche gli scambi, qualcosa che differisce fortemente dalle merci. Ricordo che c'era un economista, un grande economista, Polanyi, che in un suo libro, La grande trasformazione, lui diceva proprio che il lavoro, la moneta e la terra sono degli elementi essenziali nell'industria, ma non sono merci come tutte le altre, perché per merce si intende qualcosa che viene prodotto e poi messo in vendita. E lui diceva giustamente, diceva, cito, il lavoro è soltanto un altro nome per un'attività umana che si accompagna alla vita stessa, la quale a sua volta non è prodotta per essere venduta, ma per ragioni del tutto diverse. Né questo tipo di attività può essere distaccato dal resto della vita. Quindi il lavoro è un'attività umana e l'umanità non è in vendita. E poi diceva, la terra è soltanto un altro nome per la natura, che non è prodotta dall'uomo. E poi la cosa molto importante, lui dice, la moneta, infine, è soltanto un simbolo del potere d'acquisto, che di regola non è affatto prodotto, ma si sviluppa attraverso il meccanismo della banca o della finanza di Stato. Quindi è un meccanismo, è un simbolo, è un modo per acquistare beni e servizi. Possiamo dire che è la pietra miliare dello scambio dell'economia, quindi della società. E la moneta anche come relazione sociale. Quante volte uno andava a comprare, non so, anche dal pizzicagnolo, no? Un pezzo di pane, un pezzo di pizza, e dice che paghi adesso o segno, segna, poi passa nonno e paga, per esempio, no? Cosa fa il pizzicagnolo? Segna. Ora, questo suo modo, questo segnare, in realtà lui sta definendo, quantificando il suo credito, che è il mio debito. Se questo debito per me e credito per lui viene standardizzato e viene accettato anche da terzi, allora diventa moneta. Esprime i debiti, le passività. E la moneta che poi viene emessa dallo Stato è passività di Stato. Questa era per farci un pochino un'idea di cosa possa essere la moneta. Abbiamo fatto un po' di filosofia dell'economia. Ecco, attorno appunto allo scambio economico ci si focalizza solo su una componente, che è quella del debito, dimenticando che ad ogni debito corrisponde un credito. Nella vulgata comune, nel linguaggio dei giornali, si parla solo di debito,
come se a parlare fossero i creditori. C'è un po' una visione, una comunicazione economica dalla parte del creditore, come se chi comanda veramente, che poi in realtà è così, fosse il creditore. L'economia è una cosa molto semplice, se vogliamo, è uno scambio, è una dinamica tra due attori. Però questo forse è l'influenza sempre maggiore della finanza. Ti faccio poi alla fine di questo pistolotto, ti faccio una domanda precisa. Quale differenza c'è tra la moneta antica, cioè quella che era veramente il mezzo di scambio tra beni, e la moneta moderna, quella che diventa un pezzo di carta e quindi diventa carta moneta? Allora, la data particolare con cui possiamo far nascere ufficialmente la moneta moderna è il 1971, quando il 15 agosto il presidente Nixon fece una sua dichiarazione con cui provvisoriamente diceva il dollaro non sarebbe stato più cambiato in oro. E questo lo disse provvisoriamente. Poi due settimane dopo, o tre, non ricordo quanto, disse ok, da oggi non daremo più oro se portate dollari. Perché che successe? Che, come dicevo tempo fa, con il sistema di Bretton Woods, dopo la Seconda Guerra Mondiale, fu creato un nuovo sistema finanziario, per cui l'oro fu fissato al dollaro, 35 dollari l'oncia. E che succedeva? Che le varie nazioni potevano convertire le loro valute in dollari e in caso poi cambiare i dollari in oro, perché il dollaro era convertibile. Quindi non era quello che si chiamava in gergo un gold standard, un tallone aureo, ma un gold exchange standard. Cioè la convertibilità passava attraverso il dollaro, quindi convertire la propria moneta in oro passava attraverso il dollaro. Dopo questo chiamato Nixon shock, perché fu uno shock per l'economia, nasce così la moneta moderna. Quindi la moneta, la carta moneta, ha valore per legge e quindi di per sé, dal punto di vista intrinseco, ha valore pari a zero. Se ha un valore è perché le viene conferito dall'autorità, dallo Stato. Quindi questa possiamo dire che è la data con cui nasce la moneta moderna. E prima di questo la moneta quindi era indirettamente legata all'oro. Quindi prima al sistema di Bretton Woods abbiamo il dollaro legato all'oro e le monete legate più o meno al dollaro, anche se c'erano dei tassi di cambio flottanti. Ma prima ancora c'era il gold standard, per cui ogni nazione legava la valuta all'oro che aveva nei propri caveau. E questo però durante i periodi di guerra venne meno, infatti parecchie nazioni misero un attimo in stand-by questo sistema. Perché? Perché dovevano produrre armi. C'era una domanda crescente di spese militari e lo Stato cominciava a stampare moneta, dollari, lire, pound, eccetera, eccetera. In questo modo creavano inflazione. Quindi la guerra di per sé è stata sempre l'origine dell'inflazione. Come diceva un economista, dice l'inflazione è la guerra che la crea, perché anche perché durante la guerra poi vengono meno anche i debiti, cioè chi garantisce il pagamento dei debiti. Passiamo quindi da un sistema per cui, senza andare troppo indietro nel tempo, perché sennò dovremmo stare ore e ore, in cui la moneta ha un sottostante, che è l'oro, per cui ogni banconota non è altro che un titolo che rappresenta la quantità di oro. Tant'è vero che tempo fa chiunque aveva le banconote emesse dalla banca centrale poteva andare alla banca centrale e farsi dare il corrispettivo in oro. Oggi non lo fanno più. Tant'è vero che tempo fa stavo rileggendo il trattato sulla moneta di Keynes e lui scrive che dopo la Seconda Guerra Mondiale le banche centrali hanno cominciato a fare man bassa di oro e a acquisire oro e a rilasciare banconote. Ora, finché tu rilasci banconote come, diciamo così, titolo di credito per la quantità di oro che hai in deposito, va tutto bene. Poi se la banconota la emette una banca centrale o il governo, hai la garanzia che insomma il governo paghi
perlomeno così era tempo fa. Ma dal momento che poi si comincia a fare abuso, cioè si comincia a stampare moneta su moneta senza alcun sottostante. Faccio un esempio pratico per capirci. Negli anni 40, quando appunto ci sono gli accordi di Bretton Woods e poi segue questo cambio tasso di cambio tra oro e dollaro, ricordiamo che il prezzo dell'oro era 35 dollari l'oncia. Oggi il prezzo dell'oro è circa 2000 dollari l'oncia. Ora, quanto si è svalutato il dollaro e perché si è svalutato il dollaro? Perché il dollaro è stato moneta di riserva internazionale, quindi gli Stati Uniti non usavano il dollaro solo per le loro economie, quindi internamente, ma anche per soddisfare la domanda di dollari, quindi il commercio internazionale. Si è prodotta una quantità, un diluvio di dollari, e che succedeva? Che all'inizio gli americani, gli Stati Uniti, cosa facevano? Dovevano rilanciare l'economia europea. Hanno fatto un po' da locomotiva dell'economia europea e globale. Acquistavano le esportazioni europee. E come lo facevano? Stampando dollari. Cioè arrivavano navi cariche di beni e servizi e non è che il governo americano ti dava beni e servizi in contraccambio, stampava dollari. Cosa faceva? Acquistava senza spendere. E questo è successo fino a poco tempo fa con le navi dei beni cinesi. Arrivavano queste grandi navi, scaricavano e che cosa facevano? Cosa faceva il governo? Pagava in dollari. Poi i dollari sul conto corrente dell'azienda, che poi aveva un conto presso la Banca Nazionale Cinese, che aveva un conto presso la Fed, questi dollari dal conto corrente andavano sul conto di risparmio dello stesso ammontare, quindi si abbassava il conto corrente, si alzava il livello del conto di risparmio e il tutto rimaneva sempre nel circuito americano. Perché se gli Stati Uniti ti pagano in dollari e tu rimani con i dollari, cosa puoi fare con i dollari? Comprare beni internazionali che si pagano in dollari, ma soprattutto puoi comprare beni prodotti dagli Stati Uniti. E questo che cosa ha permesso? Che tutte queste grandi aziende, i famosi oligarchi, che vendevano agli Stati Uniti, avevano questi dollari e gli Stati Uniti hanno permesso loro di comprare case, proprietà, addirittura anche aziende importanti, non come quelle strategiche americane. Quindi ecco, gli Stati Uniti hanno fatto questo per molto tempo e hanno creato poi uno squilibrio nella loro bilancia dei pagamenti, in quanto le importazioni crescevano, ma loro non esportavano, quindi hanno questo deficit, il famoso deficit gemello, no? Hanno questo grande debito pubblico da una parte e anche il debito commerciale dall'altra. Questa è proprio la moneta moderna, cioè una moneta che viene stampata senza alcun sottostante. Poi che succede all'improvviso? Che la Cina, dopo che ha perseguito i suoi obiettivi, comincia a dedollarizzare insieme alla Russia. Cominciano cioè a svuotare le proprie casse di dollari e anche di titoli in dollari. Questo cosa comporta? Un aumento dell'offerta di dollari a livello internazionale, quindi una caduta del dollaro. E ora, come stiamo vedendo in questi giorni, i BRICS, cioè quindi Russia, Cina, Brasile, India e Sudafrica, insieme ad altre nazioni che stanno arricchendo questa alleanza, stanno dedollarizzando e si stanno spostando verso una nuova valuta, che R5 Plus si chiama, e che è una valuta che ha un sottostante e che è, diciamo, è l'implementazione di quel progetto che era di John Maynard Keynes, cioè quella del bancor, cioè una valuta internazionale che non fosse di nessuno, quindi era una media ponderata, un paniere di valute, con del sottostante. Qui si spiega perché nel 2022 abbiamo avuto la corsa all'oro da parte delle banche centrali, la banca russa, la banca cinese, anche l'India hanno molto oro, proprio perché l'oro e anche altri metalli preziosi, ma anche il PIL, anche il paesaggio, come spiegava Glazev, che è il ministro russo che sta guidando questa nuova economia e questo nuovo sistema, saranno il sottostante della moneta. Abbiamo avuto per tutti questi decenni una moneta che veniva stampata a iose senza sottostante. E quindi già c'era, per rispondere alla tua domanda di fondo, un allontanamento della moneta dall'economia reale. E poi ora stiamo assistendo a una tendenza inversa,
cioè abbiamo i BRICS e i loro alleati che invece stanno ricostituendo un nuovo sistema finanziario dove la moneta ha un suo sottostante. C'è da una parte questo allontanamento dall'economia reale, che è il sistema turbocapitalistico a stelle e strisce, dove l'egemone sono gli Stati Uniti, e dall'altro invece questo blocco che si oppone all'egemonia americana, che sta ricostituendo una moneta che rifletta i fondamentali economici. Senti, prima quando abbiamo parlato di gettone, a me è venuto in mente la fish del casinò. Ottimo esempio. In pratica, ecco, e poi mi è venuto in mente un'altra cosa. La metafora del casinò può anche rappresentare quella che è la parte sempre più dominante nei conti degli stati, e cioè tutta quella parte della finanza speculativa. Per quanto riguarda, per esempio, tutto il mercato dei titoli derivati, queste cose che si dice nessuno neanche riesce a capire come funzionino veramente, sono una specie di pietra filosofale. Qui il concetto di debito si lega al calcolo della probabilità. Acquisti dei titoli che, se si dovessero verificare determinate condizioni, possono farti aumentare il capitale. In realtà poi abbiamo visto che tutti coloro, compresi i comuni, le regioni, eccetera, che hanno acquistato dei titoli derivati, si sono ritrovati poi con un debito che poi è diventato concreto, perché si è riverberato sulle finanze, proprio quelle da contabilità spicciola. Ecco, quindi questo aspetto della finanza speculativa come si lega a questa progressiva perdita di sostanza della moneta? Ma è una naturale conseguenza. Tieni conto che dal 2008, quando c'è stata la famosa crisi Lehman Brothers, per esempio, cosa hanno fatto le banche centrali, la BCE con Mario Draghi, il famoso whatever it takes, e anche la Fed? Hanno inondato i mercati di liquidità, cioè hanno creato moneta dal nulla, perché la moneta si crea dal nulla, questo poi se voi lo vediamo più in là, e questa moneta però non è entrata nel circuito economico, cioè non è che la banca centrale ha aumentato la moneta e le banche hanno fatto credito alle aziende, alle famiglie per far ripartire l'economia, ma quella moneta è rimasta nel circuito finanziario. E questo ha fatto sì che le banche, gli istituti finanziari in generale, utilizzassero quella moneta per fare speculazione. Quindi quella moneta, paradossalmente creata per salvare le banche, ha avuto l'effetto opposto, cioè andava a creare delle bolle speculative che poi mettevano le banche maggiormente in esposizione, le esponevano al default, alla bancarotta. Cioè le banche, gli istituti finanziari ricevono moneta gratuitamente dal nulla, acquistavano titoli, per esempio, e questo faceva aumentare il valore dei titoli. Quindi noi abbiamo avuto quella che si chiama in gergo asset inflation, cioè un aumento dei prezzi dei titoli, ma era pura speculazione. E questo poi cosa comportava? Comportava un maggior rischio di default per le banche stesse. Ora, essendo rimasta quella moneta senza alcun sottostante, senti bene, in quel settore si è creata così tanta moneta, così, e anche, dicevo, asset inflation, e allo stesso tempo l'economia ne è risentito. Quindi noi assistavamo a che cosa? A una cosa molto strana, se la leggiamo con gli schemi dei modelli neoclassici o liberisti, come vogliamo chiamarli, no? I liberisti ci hanno fatto una testa grande così, dicendo: se lo Stato, la banca centrale, aumenta troppo l'offerta di moneta, abbiamo inflazione. Invece noi abbiamo assistito a un diluvio di liquidità e stavamo in deflazione. Questo perché se la moneta creata non viene poi messa a disposizione del settore economico, quindi delle famiglie e delle aziende, non ci sarà una domanda aggiuntiva di beni e servizi. Perché ricordiamo sempre che la crescita dei prezzi spesso è dovuta a una pressione della domanda sull'offerta, cioè l'offerta non riesce ad adeguarsi prontamente alla domanda e i prezzi salgono.
poi abbiamo anche altre cause dell'inflazione, per esempio l'inflazione da profitti. Pensiamo a Eni, per esempio, ultimamente, che comprava il gas russo a 2 lire e poi lo rivendeva 5 volte di più sulla borsa di Amsterdam. E gli intermediari, i distributori, erano costretti a comprarlo a 5 volte di più sulla borsa di Amsterdam e a farcelo pagare a noi 5 volte di più, all'utente finale. Quindi questo è il classico esempio di inflazione da profitto, che poi è un'inflazione da costo, perché il gas, come anche il petrolio, sono prodotti energetici alla produzione, quindi sono dei costi di produzione. Come vedi, l'inflazione quindi ha queste diverse caratteristiche. Quindi abbiamo visto questo aumento dell'offerta di moneta. Moneta, che come dicevi tu prima, è credito, ma se è credito è debito per qualcosa, per qualcun altro. Quindi la moneta è debito per chi la emette e credito per chi la detiene. Quando poi c'è stato, no, qualche anno fa, quella corsa, diciamo, l'indebitamento mondiale è il 350% del PIL mondiale. Cioè vuol dire che abbiamo troppi pezzi di carta in giro, troppi titoli, tra cui anche moneta, cui non corrispondeva un bene reale. E se tutti quanti avessero invaso il mercato reale con questa moneta creata in più e con questi titoli, alcuni analisti hanno stimato che l'inflazione mondiale sarebbe arrivata al 50-60%. Allora qualcuno ha detto, ma troppa moneta creata, quindi troppo debito. Dobbiamo ridurre il debito. E che cosa hanno fatto fare uno studio a un istituto, proprio che fanno questi studi qui, l'istituto finanziario, e la loro proposta non fu quella, diciamo, di ridurre i debiti aiutando le famiglie, ma in primo luogo ridurre il debito pubblico. E ridurre il debito pubblico vuol dire quindi dare un colpo d'accetta all'economia, perché lo Stato più spende, più fa aumentare la domanda, più cresce l'occupazione e la produzione. Ma soprattutto bisognava ridurre i debiti delle famiglie. Alla fine che è successo? Si è creato da una parte moneta senza un sottostante e immessa nel sistema finanziario. Ora tutta questa moneta era troppa, bisognava toglierla dall'altra parte. E che cosa è successo? Che abbiamo avuto stati rapaci. Cioè, chi stava al governo, nominato dalle elite finanziarie e bancarie, che cosa ha fatto? Ha cominciato a inasprire il fisco. Noi sappiamo che quando il governo comincia a rastrellare moneta, impoverisce il settore non governativo, famiglie e imprese. E adesso abbiamo dei tassi di interesse molto alti. E anche qui si rastrella moneta. Quindi si crea moneta da una parte e si rastrella dall'altra. Si fanno politiche deflazionistiche, cioè si riduce la domanda. Ricordiamo quella frase famosa di Monti in un video in cui diceva che bisognava distruggere la domanda interna e vuol dire creare disoccupazione, eccetera. Si riduce la domanda, la curva di domanda, ma poi uno shock da domanda comporta anche uno shock di offerta, perché ricordiamo che nella domanda rientrano anche gli investimenti. L'investimento che cos'è? È l'acquisto da parte di un'azienda di un macchinario per la produzione. Se scema la domanda, poi alla fine anche gli investimenti scemano e quindi anche la capacità produttiva diminuisce. Allo shock da domanda segue poi lo shock da offerta. Quindi abbiamo avuto queste belle politiche deflazionistiche che hanno ridotto la domanda e quindi ridotto anche l'offerta. Poi è stata preparata a tavolino una pandemia per ridurre i consumi e ancora la domanda. Perché? Qual era il problema? Perché la moneta, se non la converti in beni e servizi, non serve a niente. Tutta questa moneta creata dal nulla andava compensata con distruzione di altra moneta dall'altra parte. Ecco che in questo modo qui, la cosiddetta pandemia o plandemia, come l'ha chiamata qualcuno, servì a che cosa? A distruggere l'ammontare dei consumi. Ora, i consumi totali sono dati dal numero dei consumatori per l'ammontare del consumo. Distruggi l'uno o l'altro, alla fine distruggi i consumi totali. Tant'è vero che la signora Lagarde, qualche anno fa, 2 anni fa mi sembra, invocò proprio dei lockdown per abbassare l'inflazione. Perché si cominciava già, ma sta aumentando l'inflazione. Quando si diceva che l'inflazione stava cominciando, secondo me già era alta, già stavamo al 6-7%, si stimava. Ma loro già cominciavano sommessamente a parlare di inflazione. E la signora Lagarde proprio disse, ma non si può fare un altro lockdown per tenere bassa l'inflazione? Perché qual era il problema?
Ora, chi studia economia sa che generalmente l'inflazione, se da domanda, cioè quando si domanda più di quanto si può offrire, si raffredda aumentando i tassi di interesse. Cioè, se tu vuoi comprare oggi la macchina e ti serve, non so, la linea di credito in banca per comprare l'auto, per esempio, e non ci sono abbastanza auto disponibili, il sistema bancario aumenta il tasso di interesse, quindi ti disincentiva a comprare oggi per comprare domani. In questo modo la domanda di automobili o di qualsiasi altro bene diminuisce e quindi l'indice generale dei prezzi si mantiene più o meno, diciamo, non cresce troppo. Ma che succede? Che se una banca centrale come la BCE in questo momento avesse innalzato i tassi di interesse, come è successo adesso, il sistema bancario sarebbe andato a rotoli. Questo perché? Perché c'è un sottile legame tra il tasso di interesse e il valore di mercato dei titoli. Cioè, se io, banca, ho dei titoli come asset in portafoglio e aumenta il tasso di interesse, ok? Il valore di mercato dei miei titoli diminuisce, quindi il mio patrimonio netto diminuisce e questo mi espone a default, a bancarotta. Tant'è vero che la signora Lagarde, qualche settimana fa, quando c'è stato il caso della Silicon Valley Bank, la famosa banca americana che è andata fallita e che poi è stata salvata, eccetera, ha cominciato, un attimino, sia la Fed ma anche la BCE hanno cominciato a non dare più aspettative di rialzo dei tassi. E poi c'è stato il famoso Credit Suisse, la banca svizzera famosa che aveva problemi, addirittura gli investitori temevano che non potesse più restituire i loro soldi, i loro fondi investiti. Allora la signora Lagarde ha detto, ma visto che adesso Credit Suisse è stata salvata, possiamo continuare a aumentare i tassi di interesse. Quindi questo ci fa capire come al crescere dell'interesse, in questo contesto in cui siamo, le banche sono a rischio. Come vedi, questa politica è stata volta a ridurre l'inflazione, perché si è creata moneta da una parte senza sottostante e bisognava distruggere moneta dall'altra. Ma questo vuol dire ridistribuire le sostanze nel mondo. Parlando delle banche, allora uno Stato creava la sua moneta e aveva una certa, che corrispondeva a una certa ricchezza concreta, materiale, oro, possedimenti, eccetera. Ma quando gli Stati hanno cominciato a dover dipendere dalle banche che, ad esempio, finanziavano le guerre che dovevano combattere, creavano appunto un debito. Poi, a parte che le banche poi andavano a prestare i soldi anche all'altro contendente, quindi si creava un doppio debito. E quindi era una situazione win-win, perché chiunque vinceva, comunque loro avevano il loro tornaconto. Ecco, questo quanto ha modificato non solo l'economia ma anche la geopolitica, cioè ha creato un'entità che, sganciando i soldi, permette l'avanzata o la retrocessione di un impero, ad esempio, perché un impero per espandersi ha bisogno di fare delle guerre e quindi di essere finanziato per farle. Sì, ma infatti proprio a causa delle guerre noi assistiamo a quello che era la nascita della banca centrale. Infatti noi, se ricordiamo, c'era Guglielmo III d'Orange, che era principe e sovrano d'Orange, nonché re d'Inghilterra, il quale proprio salì sul trono inglese grazie anche all'appoggio di alcuni parlamentari Whig. E lui aveva intrapreso oramai una guerra con Luigi XIV, e ricordiamo che in Inghilterra diciamo, tutte quante le voci di spesa passavano per il Parlamento, quindi c'era questo controllo del Parlamento. E lui cominciò a perdere molti consensi in Parlamento, perché questa guerra stava dissanguando il paese. E coloro che l'avevano proprio messo sul trono d'Inghilterra cominciavano anche loro a risentire di questa forte pressione fiscale. E allora che succede? Che Guglielmo III d'Orange doveva da una parte continuare questa guerra con Luigi XIV, poi la vinse,
ma dall'altro non andare troppo a premere su i suoi sponsor, coloro che l'avevano messo appunto sul trono. E quindi ecco che con l'aiuto di un cancelliere, un certo Ralph Montagu, escogitò, diciamo, un modo per reperire dei fondi raggirando i limiti imposti dal Parlamento. E si creò così per la prima volta nella storia quello che era un debito pubblico a lunga scadenza. Questa è stata, diciamo, il primo esperimento. E che cosa fa questo nostro Guglielmo III d'Orange? Lui era olandese e ricordo che in Olanda c'era una banca di cambio, cioè la banca di cambio di Amsterdam, che non era una vera e propria banca centrale, e fu fondata nel 1609. E quindi cosa fa Guglielmo III? Chiama una quarantina di banchieri olandesi e chiede loro di creare una banca centrale proprio su esempio della banca di cambio di Amsterdam, e nasce così quella che sarà poi in futuro la Bank of England, la banca d'Inghilterra, che sarà proprio una vera e propria società per azioni. E che cosa fanno questi 40 banchieri? Prestano 1.200.000 sterline al re, che avevano copertura aurea, quindi in oro e argento, e poi chiedono al re il monopolio dell'emissione. Creano la stessa somma, 1.200.000 pound, senza copertura aurea, e cominciano a fare credito alle banche, e le banche a fare credito al popolo inglese. Quindi loro che cosa facevano? Vantavano un credito nei confronti del re, il quale poi pagava loro 100.000 sterline all'anno di interesse. E poi con quel credito che vantavano nei confronti del re, facevano credito alla società inglese. Quindi avevano entrate da destra e a manca. Ora, questa ecco, proprio in soldoni per sintetizzare, per far capire, insomma, chi ci segue, quello che succedeva. E cosa succede? Che la cosa molto interessante è che il corifeo che portò, insomma, chi condusse l'iniziativa, che era un certo William Patterson, che era un bucaniere in pensione, e lui scrisse un pamphlet che era A Brief Account of the Intended Bank of England, in cui diceva appunto come sarebbe nata questa banca, e nel manifesto, perché poi loro si misero anche a raccogliere fondi, nel manifesto dicevano che chi avrebbe sottoscritto questo progetto avrebbe beneficiato letteralmente scritto da lui nel manifesto, avrebbe beneficiato, diceva, degli interessi su tutto il denaro che la banca avrebbe creato dal nulla. Questo sta negli annali, quindi non ci stiamo inventando niente. Quindi ecco che come nasce la banca centrale moderna, come la conosciamo noi oggi. Ecco, con questo grande evento nel 1694 noi abbiamo questo connubio tra lo Stato sovrano, quindi tra i sovrani e la finanza. Ma come vediamo è sempre la guerra che ingenera, no, queste necessità, è quello che succede anche oggi, insomma, è la grande crisi che innesca dei cambiamenti e che poi diciamo rende necessario uno strumento che prima forse era impensabile. Era un pochettino un po' quel criterio di quell'economista americano che diceva che quello che oggi è impensabile, improponibile, lo metti da parte finché un giorno diventa politicamente ineluttabile, quindi tu sei costretto a utilizzarlo. Quindi ecco che abbiamo proprio in questo modo, con queste condizioni, che nasce la banca centrale. E siccome tutto verte sul debito, come diceva un economista, Bernard Litter, che era il rappresentante della Banca Nazionale del Belgio presso la Banca dei Regolamenti Internazionali. La Banca dei Regolamenti Internazionali, parentesi, è la banca centrale delle banche centrali. E lui diceva che se noi avessimo rimborsato tutti i prestiti, quindi annullato tutti i debiti, avremmo assistito alla vaporizzazione della moneta. Questo perché la moneta è debito e la moneta, in modo particolare quella a corso forzoso, quella a corso legale, è passività di Stato. E quindi moneta è credito. Ma come diceva J.P. Morgan, diceva la moneta è oro, l'oro è moneta, tutto il resto è credito. Perché se è vero che il credito ha come altra faccia della medaglia il debito,
e quindi il mio credito dipende anche dalla solvibilità del mio debitore, perché se il mio debitore va in bancarotta, il mio credito è nullo. E l'oro è l'attività pura, è pura attività, perché non ha passività. Se io detengo oro, sono sicuro che il valore dei miei beni, quindi della mia capacità d'acquisto, rimane lì e nessuno me la può toccare, perché non dipende da. Se invece ho titoli di una banca, messi da una banca, pensiamo, non so, a quante banche sono fallite con i loro titoli e i clienti hanno perso parecchi fondi, per esempio. Tipo la Banca dell'Etruria, ecco, per fare tanto un esempio che ricordo. Quindi ecco che invece l'oro non ha passività, è attività pura. E questo spiega perché nel 2022, ma anche prima, molte banche centrali abbiano cominciato a de-dollarizzare, quindi a buttare fuori i dollari e a mettere oro, per, si dice in gergo, minimizzare, quindi diversificare il rischio. Però abbiamo visto che anche molti cittadini hanno cominciato a comprare oro, perché hanno visto che il dollaro perdeva valore, che c'era una certa instabilità finanziaria, e addirittura anche in Russia so che parecchi cittadini russi hanno comprato oro. Notiamo come il discorso che facevamo prima, è vero che il mio credito dall'altra parte è il tuo debito, però se la solvibilità del debitore viene meno, ecco che viene meno anche il mio credito, quindi io ho una perdita. E in questo contesto, quando c'è una guerra, quando c'è instabilità, quando viene a mancare la fiducia nel mezzo di pagamento, in questo caso, ecco che si ricorre al bene rifugio, che è l'oro. Si parla spesso, è uno dei classici di quando si parla di economia, il Glass-Steagall Act. Ogni tanto si parla di ripristinare questo meccanismo. Anche tu pensi che sia una cosa utile, che sia addirittura fondamentale, oppure il sistema nel frattempo è cambiato, quindi ci vorrebbero addirittura delle nuove soluzioni? Allora, guarda, prima quando c'era questo atto, quindi le banche erano separate, cioè c'erano le banche d'affari da una parte e le banche commerciali dall'altra. La banca commerciale era quella banca che offriva il credito all'economia. Poi nel momento in cui vengono meno questi paletti e abbiamo la banca universale come prototipo, come modello unico, diciamo così, della finanza, e vengono tolti tutti i paletti della finanza, alla finanza, quindi le regole che in un certo senso contenevano quelli che potremmo definire gli animal spirits, no, gli spiriti animali, come li chiama Keynes, allora avevamo ancora una crescita armonica in un certo senso. La finanza era ancora, potremmo dire, a servizio dell'economia, perché poi anche il discorso dei derivati, anche quello è importante. Apro e chiudo una parentesi, che cos'è il derivato? È un contratto derivato che ha come oggetto un sottostante, no? Cioè è una forma di assicurazione che io faccio su un bene, che può essere un'azione, un'obbligazione. Abbiamo per esempio i famosi futures, gli swap, gli options, sono tutte forme di assicurazione. Pensiamo ai future sul grano, che cos'è? Un'assicurazione. Se il raccolto mi va male, io ho fatto questa assicurazione che mi copre. Quindi come strumento nasce per, diciamo, ridurre i rischi e quindi in un certo senso a stabilizzare l'economia. Però lo possiamo utilizzare anche come strumento un po' da casinò, nel senso possiamo fare anche scommesse. E noi sappiamo, l'economia ci insegna, che se io mi aspetto che il prezzo di un bene sale, quel prezzo salirà. Quindi, a seconda di come vanno le dinamiche sui mercati derivati, questi mercati derivati, che sono assicurazioni su un sottostante, vanno a condizionare poi i mercati originari, quelli stessi del grano oppure le azioni. Questi strumenti diventano destabilizzanti se usati in questo modo. Chiusa parentesi, per tornare al discorso di prima, ecco, vengono meno questi paletti e quindi ecco che la banca, anziché fare un prestito a un'azienda, soprattutto poi se siamo in un contesto macroeconomico instabile per cui il PIL decresce. Ora, i tassi di interesse possono essere anche bassi, ma quando è che io vado a fare l'investimento? Cioè sì, il tasso di interesse è basso, quindi gli investimenti aumentano perché il costo del credito si riduce. È vero,
ma se io azienda vedo che il PIL non cresce, se io devo produrre scarpe e vedo che la gente non compra più scarpe, non vado a comprare un nuovo macchinario che aumenti la capacità produttiva delle scarpe, perché poi ho l'invenduto e non riesco a ammortizzare il macchinario che ho comprato. Quindi questa nota come teoria dell'acceleratore, cioè gli investimenti dipendono, è vero, dai tassi di interesse, ma anche dalla crescita del PIL. È importante che venga fatta, quindi, che cosa? Credito alle aziende, ma che ci sia anche crescita economica. Una banca che deve andare a fare credito a un'azienda in un contesto macroeconomico che non garantisce la crescita, quello stesso ammontare lo va a investire in titoli del debito pubblico statunitense senza nessun rischio, perché gli stati pagano, c'ha il suo 2-3% e a posto. Quindi ecco, questo è uno degli elementi per cui questa variazione, questa caduta delle regole ha creato poi dei qui pro quo. Poi altre regole sono cadute, diciamo che la finanza è sempre diventata, diciamo, un po' come un cavallo senza briglie, non lo riprendi più. E quindi certo che poi tutti quegli strumenti pensati a servizio dell'economia, alla fine l'economia viene sacrificata sull'altare della finanza, perché serve produrre profitto. Cioè il processo di accumulo di capitale è un processo che non deve finire mai, ma siamo in un mondo finito. Allora, com'è possibile garantire il processo di accumulo di capitale? Cioè, com'è possibile garantire alti tassi di profitto? E qui bisogna, appunto, dicevano, deindustrializzare. Di qui abbiamo il grande reset, che serve a distruggere l'economia. Perché questo? Il tutto verte su quello che in gergo si chiama efficienza marginale del capitale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che al crescere degli investimenti il ritorno sull'investimento è meno che proporzionale. Quindi se noi vogliamo dei tassi di profitto più alti, dobbiamo ridurre gli investimenti. E questo è proprio quello, l'obiettivo che si è proposto il grande reset di Klaus Schwab. Ridurre la capacità produttiva e spostarsi sul verde, famoso green. Perché green? Veramente perché il CO2 fa male? No, serve alle piante, perché serve distruggere tutto, orientare tutto su un nuovo modello di cui hanno le chiavi solamente alcuni produttori. Questo è un po' in sintesi il nuovo progetto. Questo però perché l'efficienza marginale del capitale è decrescente. Le monete virtuali, Bitcoin, eccetera, hanno un futuro oppure si tornerà veramente all'equivalenza con l'oro? Perché questa moneta così impalpabile, così veramente sottile come il Bitcoin o tutte le forme di virtualizzazione della moneta possono far degenerare ulteriormente questo meccanismo di creazione dal nulla di un valore di scambio. Sì, ma c'è di più. Allora, noi abbiamo da una parte, come dicevo prima, i BRICS che stanno orientandosi verso una moneta con un sottostante e il loro obiettivo è quello di implementare il progetto di Keynes, del Bancor, quindi una moneta senza nessun egemone, che vada a armonizzare le bilance dei pagamenti di tutti i paesi, eccetera. Dall'altra abbiamo ancora un sistema, il sistema unipolare a stelle e strisce, che cerca di perdurare. Piccola cosa, Bitcoin, per esempio, o queste monete, sono monete che non hanno un sottostante. Ci sono però alcune criptovalute che hanno un sottostante, come l'oro, come l'argento, come il rame, per esempio, e queste credo abbiano un futuro. Tutto ciò che non ha sottostante non so che futuro abbia, anche perché poi il destino di questi strumenti dipende anche dagli assetti geopolitici. Ora, per esempio, leggevo che l'Unione Europea sta facendo la corte a 3-4 stati perché non entrino nei BRICS, perché si è cercato di isolare la Russia, ma alla fine poi il sistema occidentale si è auto-isolato perché il resto del mondo ha aderito ai BRICS. Quindi noi abbiamo da una parte questa nuova valuta, che poi è il Quantum Financial System, di cui parlo nel libro, quindi che ha un sottostante. Dall'altra c'è la necessità di salvare il sistema morente e quindi, tant'è vero che qualche giorno fa il Fondo Monetario ha presentato la Universal Monetary Unit. Che cos'è? È la criptovaluta emessa dalle banche centrali, cioè, o meglio, è la criptovaluta delle banche centrali
che verrà emessa dal fondo monetario, le quali banche centrali potranno emettere la loro criptovaluta, famoso Central Bank Digital Currency, che è una moneta programmabile. Cioè non è più una moneta come relazione sociale di cui abbiamo parlato prima, significante, simbolo, ma diventa uno strumento di dominio con cui le banche centrali possono, uno, bypassare le banche commerciali, ma soprattutto è una moneta programmabile. Ciò vuol dire che il famoso euro digitale, dollaro digitale, no? In questo contesto qui, è una moneta che, per esempio, può essere programmata e quindi può essere non utilizzabile in certi tempi oppure per certi beni e servizi. Faccio un esempio pratico. Carbon currency è un tipo di moneta che, una modalità che ora sta avendo successo, diciamo così, in alcuni stati, per cui i tuoi acquisti sono legati alle emissioni di CO2 inerenti ai beni e servizi che compri. Ora, questo tipo di moneta ti dice, guarda, che tu hai uno stock di crediti di CO2, superata quella, ti disabilito la carta. Oppure, ecco, se tu prendi parte a una manifestazione, insomma, ecco, è una moneta programmabile. Quindi non è più la moneta a cui eravamo prima abituati. Certo, qualcuno dice, ma la moneta è già digitale. Sì, è vero che le banche producono bit quando hanno i conti correnti, è tutto vero, però non è una moneta programmabile. E soprattutto, mentre adesso la moneta si dice che è endogena, cioè viene creata all'interno del sistema finanziario e quindi la banca centrale va a compensare, con questo tipo di moneta la banca centrale avrà il dominio assoluto. Ricordo che il capo della banca dei regolamenti internazionali, Carstens, cioè la banca centrale delle banche centrali, ha detto: noi adesso, se c'è una transazione, non sappiamo quel dollaro dove va, ma con la Central Bank Digital Currency, cioè il famoso dollaro digitale o euro digitale, noi sapremo dove va a finire quel dollaro, quella moneta, e addirittura, dice, avremo il controllo assoluto, non solo sulle transazioni, ma anche sulla privacy delle persone che operano le transazioni. È un controllo assoluto. E ricordiamo che controllare la moneta vuol dire controllare un'economia, controllare un popolo. Quindi stiamo passando, a mio avviso, da una moneta che era un simbolo, un significante, perché aveva un sottostante in beni reali, a una moneta, siamo passati, una moneta moderna emessa senza sottostante, quindi carta straccia, e a una moneta che non è più relazione sociale ma strumento di dominio. E quindi abbiamo due blocchi. Da una parte il sistema unipolare che cerca di perdurare lanciando questo tipo di moneta. Non sappiamo se ci riuscirà. Dall'altra, invece, i BRICS che lanciano una moneta con sottostante in beni, in asset reali. Il tutto dipende da vari elementi geopolitici e anche da questa guerra ibrida che si sta adesso dipanando fra i due blocchi. Ecco, per concludere, due brevi suggestioni. La prima è che non abbiamo parlato dell'euro perché ci voleva forse una puntata a parte, e quello è stato forse uno dei primi esempi di come una moneta può essere una forma di controllo, in questo senso anche politico, da parte di un'istituzione che crea questa moneta che poi diventa, ridiventa un simbolo più che una normale divisa, il modo in cui noi chiamiamo i soldi che spendiamo tutti i giorni. Quindi assomiglia un po' all'anello, che un anello per legarli nel buio. Incatenarli, sì. Incatenarli. Però l'ultima suggestione che ti do è quella di una famosa definizione che si dà del denaro, ovvero lo sterco del demonio. Quanto in questi ultimi tempi è vera questa similitudine, questa metafora? Ma dipende sempre dall'uso che se ne fa, dal tipo di moneta. Quindi ecco, se la moneta viene usata come strumento per far crescere l'economia e quindi anche l'occupazione, e quindi viene usata bene. Prima la moneta veniva emessa dalla banca centrale, che era la banca del governo, e veniva messa per aumentare l'occupazione, quindi aumentare il benessere
di un popolo. Poi la banca centrale ha fatto il famoso divorzio, no? Per cui la banca centrale era indipendente dal governo, e questo è sempre frutto di quelle visioni monetariste che già sappiamo. Quindi banca centrale indipendente, però anche Ricardo, un vecchio economista, parlava dell'indipendenza della banca centrale, perché a quel tempo i re facevano le guerre. Allora dice, per bloccare i re dalle guerre, quindi dall'inflazione, rendiamo la banca centrale indipendente. Dice, però, diceva Ricardo, la banca centrale deve essere controllata dal Parlamento. Ora, noi non abbiamo una banca centrale controllata dal Parlamento italiano. Noi abbiamo una SPA, che è la Banca Centrale Europea, che ha degli azionisti, che sono le nostre banche centrali, che poi sono partecipate da altre banche, che sono partecipate da banche nordamericane di investimento, quindi per farla breve, e che persegue degli obiettivi. Perché qual è l'asset? È la moneta. E qual è l'obiettivo della BCE? Preservare la capacità d'acquisto del suo asset. Quindi questo costa irreversibilmente contro gli obiettivi di uno Stato-nazione, di un popolo, di un governo che dovrebbe perseguire l'obiettivo della piena occupazione. Siamo passati da una banca a servizio dello Stato, quindi del governo a servizio del popolo, a una banca, società per azioni, che domina gli Stati e che non permette loro di crescere. Il ritorno alla sovranità nazionale credo che sia anche nel nuovo contesto geopolitico, quindi dei BRICS, lo diceva anche Putin qualche mese fa, quando gli ha chiesto come vedeva il futuro, e lui diceva, guardate che presto si ritornerà alla sovranità monetaria dei paesi. L'unica soluzione anche per uscire dallo stallo in cui siamo economico è riappropriarsi della sovranità monetaria. Quindi tutto dipende dall'uso che ne facciamo della moneta. Che poi in questi tempi stiamo capendo ancora meglio che la sovranità monetaria è legata poi al concetto di sovranità in generale, perché ovviamente se si fa parte di determinati equilibri geopolitici, anche dal punto di vista finanziario, se ne patiscono o si beneficia di questa appartenenza. Quindi è tutto un divenire, però mi pare di capire che c'è un certo movimento da una parte per una moneta che ha dominato, il dollaro, che ha dominato per decenni e che adesso appunto sta cercando disperatamente di annaspando di salvarsi dall'annegamento, e dall'altra parte forse il ritorno a un tipo di scambio monetario più concreto, più legato, appunto un ritorno un po' alla normalità che si era persa. Questo delirio finanziario speculativo sta facendo sempre più frequenti queste famose crisi periodiche del capitalismo, che stanno diventando crisi finanziarie una dopo l'altra. Bene, allora ricordo il libro di Armando Savini, Sovranità, debito e moneta, dal Quantum Financial System al nuovo ordine mondiale. È un libro dove... Il nuovo ordine multipolare. Multipolare. Sì, che poi è un nuovo ordine mondiale, perché l'ha detto anche Lavrov, diceva, parlava di nuovo ordine mondiale, però multipolare, l'ha detto multipolare. Una settimana fa, dice, se la crisi ucraina non si risolve ai principi del nuovo ordine mondiale multipolare, non si risolve. Sì, quindi nuovo ordine multipolare. Bene, ringrazio il professor Armando Savini e arrivederci alla prossima. Alla prossima.